Allora, apriamo questa tabella dove possiamo vedere la prospettiva che può essere la prospettiva tradizionale oppure la prospettiva parallela. Allora, noi sceglieremo prospettiva parallela e prenderemo questa vista. Allora, quando siamo qui, andiamo su il quadrato, ci pigliamo il quadrato e lo disegniamo partendo dall'origine, dal centro, digitiamo 100, virgola 100, verranno espressi in millimetri automaticamente perché l'abbiamo già impostato. Dopodiché andiamo a prenderci lo zoom, questo l'ultimo, per portarlo a tutto schermo. Con la rotellina del mouse scrolliamo verso l'interno in modo da ridurre un pochino la visuale. Dopodiché prendiamo il metro, strumento misura, eccolo qua. Andiamo sul lato del quadrato, clicchiamo sul lato del quadrato e trasciniamo verso l'alto. Poi scriviamo 50 e diamo invio. E abbiamo diviso il quadrato a metà. Lo faremo anche nell'altro senso. Allora clicchiamo sul lato, trasciniamo verso l'interno, scriviamo 50 e diamo invio. E abbiamo diviso anche a metà anche nell'altro senso. Questi punti ci serviranno per tracciare poi i pezzi del tangram. Allora partiamo con il primo triangolo, clicchiamo sulla matita, scegliamo la matita, lo strumento matita e clicchiamo dal punto che ci siamo preparati a metà fino all'altra metà e abbiamo il primo triangolo. Poi uniamo i due vertici opposti, avremo e dividiamo a metà il triangolo che abbiamo così ottenuto e avremo gli altri due triangoli. Per il terzo triangolo clicchiamo su questo punto e andiamo a metà e avremo il quarto triangolo. Poi per disegnare il quadrato andremo da metà, da questo punto alla metà e abbiamo il quadrato. Poi disegniamo l'ultimo triangolo tracciando da qui al lato opposto. Infine abbiamo finito il nostro tangram. Ora dobbiamo separare i pezzi. Allora, per separare i pezzi, scrolliamo un po' verso il dentro in modo da vedere tutta la figura. Con la manina poi ci posizioniamo un po' verso destra in modo da trascinare poi i pezzi invece da questa parte a sinistra, copiarli e trascinarli lì. Doppio clic sul primo triangolo, prendiamo lo strumento freccia, questo qui sposta, e schiacciamo, premendo il tasto Alt per Mac o Ctrl per Windows, clicchiamo e trasciniamo abbastanza in là in modo da vedere poi tutta la figura anche da questa parte. Una volta che l'abbiamo copiata, prendiamo la gomma e la cancelliamo, cancelliamo i lati di questa figura. Doppio clic sulla prossima e sempre con lo strumento sposta, cliccando il tasto Alt per copiarla, la trascineremo sull'altro lato, dall'altra parte. E, facendo attenzione che questi tratteggi
che mi segnano lo spostamento siano rossi, in modo da restare sullo stesso piano e da non spostare la figura su un piano diverso. Ora che l'abbiamo trascinata, cancelliamo i lati che la componevano e procediamo così anche con le altre figure. Una volta che abbiamo copiato e spostato tutti i vari pezzi, con lo strumento freccia trasciniamo e li selezioniamo tutti e con lo strumento sposta li spostiamo tutti un po' più al centro dei tre assi, verso il centro dei tre assi. Dopodiché prendiamo lo strumento ruota o lo strumento sposta, possiamo poi sistemare un po' meglio i nostri pezzi in modo che poi la stampa sia richieda anche meno spazio. Bene, una volta che li abbiamo sistemati, prendiamo lo strumento orbita, torniamo in una prospettiva in cui si vedano dall'alto, si possono vedere dall'alto perché adesso daremo loro un po' di spessore. Prendiamo lo strumento spingi e tira, che è questo, e alziamo il primo di 3 mm. Quindi schiacciamo, spingiamo verso l'alto, schiacciamo 3 e diamo invio. Con un doppio clic sugli altri pezzi li porteremo tutti alla stessa altezza. Vediamo un po' con lo strumento orbita come sono, che adesso hanno un po' di spessore, hanno 3 mm di spessore, sono pronti per essere salvati in un file per la stampa. Quindi cliccheremo su salva, ecco io ho già salvato, dopodiché schiacciamo sulla cartellina e scegliamo Save Lina e Download. STL file. Sì. Salvare questo file, vedete che me lo salva come STL e clicco su Salva file. Il file verrà salvato nella mia cartellina di download. Vedete che è stato messo qui Tangram con SketchUp.stl, la sua estensione, dentro la cartellina di download, dove io poi lo andrò a prendere per mandarlo a stampa.